Abbiamo al telefono l'onorevole Paolo Parentela, Movimento anche 5 Stelle e Commissione Agricoltura Ambiente della Camera. Onorevole, brevissimamente, abbiamo ospite in studio la sua collega Federica Dieni, anche lei è venuto comunque a sapere di questo disagio. Cosa vuole precisare in merito, soprattutto dire a questo territorio? Buonasera a tutti i telespettatori presenti in studio. Sì, io voglio dire, voglio ribadire quanto dal Movimento 5 Stelle è stato già detto. Vogliamo ricordare innanzitutto quali sono state le proposte del Movimento 5 Stelle, perché noi abbiamo depositato sia delle mozioni parlamentari che non sono state, che tra l'altro sono state anche votate alla Camera dei Deputati, ma il Governo non ha dato seguito agli impegni che il Parlamento gli ha chiesto di fare. Questo va detto. Inoltre, nella nostra proposta prima si parlava di prevenzione, però non vorrei che questa parola prevenzione fosse usata giusto come slogan. Quando parliamo di prevenzione dobbiamo esattamente sapere di cui stiamo parlando. Allora, innanzitutto io parto dalla proposta del Movimento 5 Stelle che è depositata alla Camera, che si struttura su due fronti. Il primo va a affrontare va a affrontare i problemi delle emergenze, quindi nel breve e nel medio termine. Mi riferisco alla sospensione dei tributi per i cittadini che sono stati appunto colpiti dalle alluvioni, dai fondi di compensazione che servono ai comuni, i mutui, le minori entrate e il contributo straordinario ai comuni, i maggiori oneri per le nuove costruzioni, gli indennizi, svincolare dal patto di stabilità tutti i comuni per fronteggiare l'emergenza, le misure per il commercio, quindi per i commercianti che devono riprendere assolutamente le loro attività e quindi ampio ossigeno ai commercianti, e poi il geobonus, che è una misura, un bonus fiscale che noi abbiamo ideato proprio per dare un maggiore sostegno agli interventi per il dissesto idrogeologico. Una cosa importante sono le sanzioni, cioè le sanzioni per i responsabili dei procedimenti delle amministrazioni comunali che approvano atti urbanistici senza aver ricevuto magari il parere favorevole dalle autorità competenti. Poi, tornando alla questione della prevenzione, quindi sviluppare la capacità di prevedere le emergenze, noi proponiamo un cofinanziamento nazionale per la manutenzione e il potenziamento di tutte le strumentazioni utili. Mi riferisco a tutte le strumentazioni, quindi reti pluviometriche, nivometriche, idrometriche, radar, meteo, eccetera, eccetera. Poi l'aggiornamento delle mappature delle aree esposte al rischio idrogeologico, visto che risalgono a molti anni fa, il finanziamento alla ricerca, una quota geologi in ogni comune, cioè i comuni devono essere dotati di un geologo, ogni comune deve essere dotato di un geologo, ecco cosa vuol dire quota geologi. E una cosa molto importante, ovviamente, l'istituzione di un servizio geologico nazionale che coordina appunto le ARPA delle varie regioni, l'ISPRA e via dicendo. Grazie. Io questa del geologo l'ho sentita anche dal presidente proprio dell'Ordine Nazionale dei Geologi, ho letto proprio un'ansia, la richiesta, proprio l'esigenza appunto, esatto, di avere un tecnico. Esatto. E poi una cosa importante. A chiudere? Una cosa importante è lo stop al consumo del suolo. Lo stop al consumo del suolo. Si parla tanto di bombe d'acqua, nessuno parla delle bombe di cemento. Noi cementifichiamo alla velocità della luce il suolo, basta pensare che cementifichiamo 8 metri quadrati al secondo di suolo, anche agricolo, nel nostro paese. E poi alle coperture, e mi fermo qua, le coperture noi tagliamo, ecco perché il governo non lo vuole fare, noi tagliamo fondi alle grandi opere e alla ricerca dei combustibili fossili e abbiamo un totale di 10 miliardi da finanziare per il dissesto idrogeologico, e quando parliamo di finanziare questi soldi basti pensare che basta investire un miliardo di euro per il dissesto idrogeologico e noi creiamo 7.000 posti di lavoro. Quando invece investiamo un miliardo di euro per la ricerca di energia fossile, mi riferisco al petrolio, noi creiamo solamente 700 posti di lavoro. Anche un bambino saprebbe come spendere i soldi dei cittadini italiani. Grazie, io la ringrazio per il suo intervento.